la risposta che vi sembra più ragionevole. Cominciano a essere 20, 30, 40 persone che hanno risposto, 40 di voi. Siamo a un numero che comincia a stabilizzarsi come percentuale. È interessante vedere le vostre scelte. Poi ovviamente vi spiegherò il senso di questo piccolo gioco che stiamo facendo. Non c'è una risposta giusta, una sbagliata, c'è un ragionamento che occorre fare ed è un ragionamento che è legato all'economia, in particolare all'economia comportamentale, che in periodi come questi è senz'altro molto importante da prendere in considerazione. Si studia una disciplina che si chiama economia comportamentale. Siamo un bel numero adesso ad aver risposto, vedete che ci stiamo cominciando ad emergere in modo sempre più chiaro le risposte D e C. La classe del liceo di Sansepolcro quinta non riesce ad entrare, quindi questo purtroppo è un messaggio su cui io posso far poco. Bisogna che si attivino i gestori del sistema dell'aula virtuale. Non so se ci sono dei limiti, le persone qui collegate in questo momento sono 101, dovremmo essere ben al di sotto del limite previsto dal sistema. Comunque siamo già un bel po', vi ringrazio di aver risposto, siamo a 60, 70, 70, 87 più 5, quindi vedete come si sta stabilizzando il risultato. C'è un pochino di recupero della risposta A, però direi che la risposta di 47, 27, 20, praticamente essendo circa 100, abbiamo anche una percentuale, insomma, di rispondenti. Vedete che abbiamo ok, direi che ci siamo. Tanta, 100, dai, siamo un centinaio di persone che hanno risposto. Bene, direi che possiamo ancora, si aggiusta un po', c'è qualche aggiustamento, ho lasciato la possibilità di cambiare la risposta, quindi se, magari pensandoci, vedete che comincia a stabilizzarsi 50-33, 50-34 e 21, quindi diciamo le percentuali sono grosso modo il 50% di D, il 30, circa il 30 di C, e circa il 20 di A, con una minoranza su B, che diventa sempre più esigua. Bene, vi ho fatto vedere questo piccolo test che appunto vi dicevo parla di economia comportamentale. Economia comportamentale è una disciplina che coniuga la psicologia cognitiva con l'economia, perché noi quando prendiamo delle decisioni, come in questo caso la decisione di scegliere una opzione che può far guadagnare o perdere, adottiamo dei meccanismi cognitivi che sono abbastanza noti. L'applicazione si chiama Pool Everywhere, è una app che potete scaricare. Dicevo, ci sono dei meccanismi cognitivi che guidano le nostre scelte, sono meccanismi che guidano le scelte economiche. Quindi l'economia non è un mero calcolo matematico, ma è anche percezione. L'economia è anche scegliere tra diverse alternative quella che riteniamo la più corretta. La più corretta per noi, anche se potrebbe non essere la più corretta dal punto di vista strettamente razionale, cioè dal punto di vista dei conti, delle misure, dei numeri. Quindi la scelta economica è una scelta che è in qualche modo contaminata dal modo in cui noi tendiamo a percepire gli oggetti, le cose, le situazioni, e la percezione conta moltissimo
per quello che riguarda le nostre scelte. Ora, come vedete, le risposte si sono sostanzialmente polarizzate verso una parte bassa, della, che è il C e il D, con una prevalenza di D, e poi c'è una parte di A, una parte di A che è abbastanza consistente, ma comunque minoritaria. Ora, la domanda è quella, adesso non vedremo più i risultati, ma tanto insomma, più o meno ci siamo, abbiamo visto, questa domanda è una domanda che è apparsa su un questionario che tra le altre domande prevedeva questa domanda numero 3, un questionario che è apparso qualche tempo fa, nel 2016, sul quotidiano Sole 24 Ore, che è un quotidiano di economia e finanza, in cui sostanzialmente si faceva questa domanda ai lettori di questo giornale, di questo quotidiano, diciamo, specialistico in qualche modo, no? Legato al colorino rosa, ma non è come qualche giornale sportivo di qualche tempo fa. Diciamo che questo Sole 24 Ore è un quotidiano specializzato in economia e finanza. A questo questionario hanno partecipato 3.000 persone. Quindi voi vi siete aggiunti alle 3.000 persone che hanno fatto questo questionario. Quindi vediamo se le vostre risposte naturalmente di giovani, molto vispi, rapidi nel valutare le cose, si differenziano dai lettori del Sole 24 Ore, che ragionevolmente sono un pochino più anziani di voi, ragionevolmente, ci saranno anche i giovani, ma insomma difficilmente saranno probabilmente i giovani delle scuole superiori, per quanto qualcuno magari invece lo può leggere, però chiaramente una minoranza. Quindi vediamo come hanno risposto i 3.000. Allora, voi avete risposto così, no? 50% di D, 38% di C. Poi ancora c'è un po' di aggiustamento, ma insomma praticamente oltre l'80% di voi si è concentrato tra C o D. Ecco, i 3.000 lettori hanno risposto in questo modo. Il 21% dei 3.000 partecipanti ha scelto C. Quindi un pochino meno di voi avete scelto C. C ha un guadagno atteso di 25 euro. Perché il guadagno atteso è di 25 euro? Perché naturalmente se faccio 10 lanci consecutivi con una moneta la cui probabilità è 50 teste e 50 croce, se guadagno 6 e perdo 1 euro, il guadagno atteso da 10 lanci consecutivi è di circa 25 euro. Poi ci sono stati, tra i 3.000 lettori, circa il 50% che ha scelto D, più o meno quello che avete fatto anche voi, anzi voi siete no, credo che siete proprio al 50, 49, come vedete più o meno siamo 100, quindi va bene, quindi 49, siete un po' più i C, 49 hanno scelto D, il cui guadagno atteso è di 2,5 euro, cioè la moltiplicazione tra il 50% evidentemente in cui guadagno 5 e 50% in cui guadagno 0, cioè non perdo nulla. Quindi ho un 2,5 euro di guadagno. Poi c'è una minoranza che ha scelto B, esattamente come voi, anche se forse un pochino più alta di voi, ma che ha scelto B, che non era un po' né carne né pesce, non era né la A né la D, stava proprio nel mezzo, e quindi diciamo circa il 20%, facendo le proporzioni, circa il 20% ha scelto A, 21%, grosso modo anche qui corrispondente al 27% con cui avete scelto voi. Come vedete, un risultato prevedibile, cioè io prima di farvi questa domanda immaginavo come avreste risposto, ma non perché avevo l'esempio di questo questionario che avevo fatto a suo tempo, ma perché questo è abbastanza ovvio, perché la nostra mente di fronte a questo problema economico, perché trattasi di problema economico, stiamo parlando di soldi, stiamo parlando di guadagni e di perdite, quindi è un problema economico, dobbiamo scegliere quello che quello che massimizza il nostro benessere. E quindi adesso vi spiego come la nostra mente, mediamente, no? nella media, ha letto queste domande. C'è un effetto sostituzione.
quando noi leggiamo una domanda che ci sembra difficile, andiamo a cercare nella nostra testa una domanda più facile alla quale sappiamo rispondere e rispondiamo a quella. È un atteggiamento noto, si chiama effetto sostituzione. Guardate che lo facciamo tutti, lo fate anche voi, quando rispondete alle domande che vi pongono a scuola. Cioè, se la domanda è difficile, tu provi comunque a rispondere. Magari rispondi a una domanda diversa, ma non ti fai trovare zitto, no? Non lo so, non lo so, io lo so. Magari so una cosa diversa da quella che mi hai chiesto e te la dico. Quindi è normale che ci sia questo effetto sostituzione. La nostra mente legge questa domanda in questo modo. Quanto posso perdere se do la risposta A? Quanto posso perdere se do la risposta B? Quanto posso perdere se ho la risposta C? Quanto posso perdere con la D? Voi capite che se la domanda la poniamo così, la risposta diventa estremamente semplice. L'abbiamo semplificata. Sceglieremo distinto la soluzione che ci fa perdere di meno. Capite? Abbiamo sostituito la domanda. La domanda non era questa. Non era quanto posso perdere con A, quanto posso perdere con B. Ma la nostra mente ha letto queste domande guardando la parte negativa, la perdita. E di fronte alla perdita abbiamo fatto una scelta, quella di proteggerci. Vedete? Non abbiamo più fatto un calcolo di probabilità. 1000 lanci consecutivi con una moneta, ragazzi, quanto volete che venga il risultato? Se guadagno 15 e perdo 10, dopo 1000 lanci, grosso modo, quanto avrò messo in tasca? 2500 euro. Saranno 49 teste e 51 croci, 48, 52, capite? No? Quindi, tra le opzioni proposte, la A era l'opzione che massimizzava il nostro benessere. Però per fare questo dovevamo assumerci un rischio, quello di essere pronti a perdere ogni tanto 10 euro. Ma nella media avremmo guadagnato. Solo che noi abbiamo letto questa domanda in modo più semplice, preoccupandoci della cosa che ci spaventa di più, la perdita. E quindi siamo andati rapidamente, istintivamente, senza ragionare, a scegliere l'opzione che faceva perdere di meno. Voi dite, ma allora perché molti hanno scelto C, che è la seconda scelta più gettonata da voi? No, molti hanno scelto C, avete scelto C in 38, quindi non pochi. Ora piano piano A sta un po' salendo di preferenza. Perché molti hanno scelto C? Perché C ha una caratteristica particolare. I guadagni attesi sono il doppio delle perdite, più del doppio, 6 a 1. Quando noi leggiamo questa domanda 6 a 1, ci sembra, beh, è conveniente, 6 a 1 conviene, perché posso guadagnare 6, ma perdo solo 1. La seconda scelta deriva dal fatto che per la nostra mente esiste una regola molto forte: i guadagni contano meno delle perdite. Per essere più precisi, le perdite contano il doppio dei guadagni. Quindi quando ti viene posta una questione, una scelta, noi tutti diciamo tra di noi: valuto i pro e i contro, giusto? Dice, ho valutato i pro e i contro. Attenzione, noi i contro li moltiplichiamo per 2. Per cui non è mica vero che valutiamo i pro e i contro. Valutiamo i pro e 2 volte contro. Ecco quindi che noi tendenzialmente, quando facciamo delle scelte, andiamo in modalità protezione. Safety first, no? La sicurezza prima di tutto. È un atteggiamento normale, che però non sempre ha delle conseguenze positive in termini di benessere, come in questo caso, per esempio, perché abbiamo perso l'opportunità di guadagnare 2.500 euro. Se io faccio un calcolo statistico su questa, o su quello che è la scelta del rischio, no? La A vi è apparsa rischiosa, ecco, la probabilità di fare un risultato negativo dopo 1000 lanci è pari a un numero con 11 zeri davanti. Sono 7 casi su 100 miliardi. Quindi praticamente non si perde mai. Se noi abbiamo un intervallo di confidenza del 99%, vediamo che il 99% delle persone che sceglie A guadagna più di 1581 euro. Di più di 1581 euro. Quindi voi siete caduti, come tutti noi, nella trappola in cui sono caduti 3000 lettori,
non hanno visto il vantaggio della risposta A, non hanno saputo assumersi quel rischio che consentiva di portarsi a casa un guadagno. Possiamo dire che, morale della favola, la paura di perdere soldi fa perdere soldi. Pensateci. Ogni volta che vi si chiede un cambiamento, che ci chiedono un cambiamento, il cambiamento è una modifica della situazione attuale. Quindi noi valuteremo i vantaggi e gli svantaggi del cambiamento. Però attenzione, gli svantaggi del cambiamento vengono moltiplicati per due. Per cui per la nostra mente cambiare è difficile. Perché? Perché gli svantaggi vengono valutati il doppio dei vantaggi. E quindi non siamo equilibrati, non siamo simmetrici in realtà, siamo asimmetrici in questa valutazione. Ora, è chiaro che quando noi parliamo di questo argomento, è il motivo per cui ho iniziato con questa, con questo esercizio, con questo esperimento, quando noi parliamo di questo argomento, questo è l'economia della mascherina, no? Purtroppo abbiamo un'economia mascherata ormai. Ci parliamo, ci incontriamo e abbiamo le mascherine davanti. Non sai più se la gente sorride o se è triste, devi intuirlo dagli occhi. Non è facile attraverso gli occhi far passare i sorrisi, o anche le arrabbiature. D'altra parte, questa è la condizione nella quale viviamo. Io alle volte, quando devo andare in aula e ho la mascherina davanti e parlo con gente con la mascherina, tutto sommato preferisco situazioni come queste nelle quali io la mascherina non ce l'ho perché sono nel mio studio e voi, chi di voi non ce l'ha è perché è a casa propria. Alla fine almeno ci riusciamo a guardare in faccia, anche se siamo ovviamente purtroppo distanti e non ci possiamo dare la mano, abbracciare o avvicinarci per aiutarci null'altro. L'economia della mascherina. Ora, se voi avete presente il risultato dell'esercizio che abbiamo fatto, insomma, intuite che qua la situazione è complessa. Perché oltre alla complessità della situazione oggettiva, no, c'è anche un tema di percezione. E il tema di percezione è un tema che è molto importante, perché fa fare delle scelte. La percezione del pericolo, la percezione del rischio, no? La percezione della perdita. Quando noi oggi purtroppo accendiamo il televisore siamo ritornati dopo una pausa che purtroppo è stata troppo breve, siamo ritornati a vedere il bollettino giornaliero. Vi ricordate che l'avevamo finalmente a un certo punto della nostra storia, il bollettino giornaliero non c'era più. Guardavamo quello settimanale, non quello giornaliero, no? Perché per la nostra mente, a parità di numeri, sto dicendo, quindi a parità di numeri per la nostra mente, vedere il bollettino giornaliero è molto più pesante di vedere il bollettino settimanale. Molto di più. Perché? Perché siamo messi di fronte alla nostra paura di perdere. In qualche caso addirittura di perdere la vita, di perdere il posto di lavoro, di perdere la libertà, di perdere l'autonomia, di perdere la possibilità di uscire di casa dopo le 23. No? Qualcuno... È chiaro che sono perdite. E queste perdite, ricordiamoci, nella nostra mente, valgono il doppio dei vantaggi che possiamo conseguire con queste rinunce, con queste perdite. Guardate, vi faccio vedere una notizia del Sole 24 Ore di oggi. Sui conti correnti l'equivalente del PIL. Il PIL è il prodotto interno lordo della nazione ed è praticamente tutto quello che si produce in un anno. In termini monetari, è un concetto, se volete, un concetto di reddito, insomma, diciamo la somma di tutti i redditi più o meno che si sono prodotti in un anno all'interno del paese. Quindi in qualche modo è un indicatore di quanto stiamo bene il PIL. Non è vero, perché i soldi non fanno la felicità, ma come si dice, se i soldi non fanno la felicità, figurati se posso essere felice senza soldi. Insomma, diciamo però, il PIL, il prodotto interno lordo, è la ricchezza, il reddito, il benessere di un paese. In questo momento sui conti correnti gli italiani hanno l'equivalente, ma non solo gli italiani, anche gli europei, ma gli italiani in questo caso in particolare, hanno l'equivalente di un anno di reddito sul conto corrente. Ora ovviamente questo è un discorso medio che va considerato in questo modo.
Però è impressionante, perché vedete che cosa fa fare la paura? La paura fa sì che i quattrini che abbiamo, derivanti anche da un aumento del risparmio, perché è chiaro che non potendo uscire o non volendo uscire, avendo poca voglia di fare le spese, risparmiamo di più. E poi c'è il risparmio dovuto al timore, alla paura. Sui conti correnti c'è l'equivalente del prodotto interno lordo. È interessante, no? È la paura. La paura ci impedisce di prendere i nostri soldi e di farci qualcosa. Pensate che giustamente è stato chiesto al Presidente del Consiglio, dice, ma le vacanze di Natale le possiamo prenotare oppure no? Guardate che è una domanda terribile. Noi negli anni passati, in questo periodo, naturalmente i più fortunati di noi, che ma molti di noi speriamo, stavano pensando magari a cosa fare a Natale, no? Non dico che dovevamo andare tutti alle Maldive, io non ci sono, non ci vado, non ci sono mai stato, però voglio dire, però magari una piccola vacanza stavamo pensandola con i nostri amici, magari passare il Natale o il Capodanno in montagna, stavamo cercando, e la domanda è, ma le possiamo prenotare le vacanze a Natale? Capite che cosa terribile dal punto di vista economico, dal punto di vista economico, dietro la risposta a questa domanda ci sono albergatori, camerieri, ristoranti, fornitori di cibo, fornitori di ski pass, eccetera, 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 con tutto ciò che sono in attesa della risposta a questa domanda. Per ora i soldi sono nel conto corrente. E stare nel conto corrente vuol dire che potenzialmente potremmo anche spenderli, potenzialmente, ma bisogna vedere se lo facciamo. E soprattutto, poi lo vedremo meglio, questi quattrini faticano ad arrivare a chi poi ne ha bisogno, che sono le persone che oggi vorrebbero fare investimenti. Questo è un po' il tema. Infatti vedete sotto c'è il ministro Gualtieri che dice bisogna investire. Sui conti correnti, dice per maggior precisione la pagina 6 del Sole 24 Ore di oggi, 1.682 miliardi, lo stesso valore del reddito atteso nel 2020, che è ovviamente purtroppo inferiore rispetto a quello del 2019, più o meno del 10%, quindi noi quest'anno come comunità tutti insieme guadagniamo il 10% in meno, poi c'è chi guadagna di più dell'anno scorso, per esempio tutti quelli che lavorano nel settore delle comunicazioni a distanza, della formazione online, e chi fa servizi di questo tipo ha aumentato il suo fatturato, naturalmente, il proprio fatturato. Proprio di ieri è l'emissione di obbligazioni da parte dell'Europa. Le prime obbligazioni condivise importanti. Cioè noi sostanzialmente abbiamo un nuovo titolo di Stato, una nuova obbligazione che è stata emessa per raccogliere i soldi che sono necessari per finanziare questo fondo, la cui destinazione è prevalentemente il sostegno all'occupazione. Quindi il tema è l'intera Europa si sta finanziando, sta cercando risorse per finanziare la protezione dei lavoratori essenzialmente, che è chiaro è un elemento importantissimo. Ma chi compra queste obbligazioni? Ora vi sto portando questo esempio. Chi le compra? Certo, le comprano investitori istituzionali, le assicurazioni, le banche, i fondi comuni di investimento. Ma la logica che voglio, la cosa su cui voglio farvi riflettere è questa. Se noi teniamo i soldi sul conto, non compriamo le obbligazioni sure. Cioè non diamo i nostri soldi a qualcuno perché li possa utilizzare per il bene di qualcun altro. Si parla spesso di sharing economy, no? Di economia condivisa. La prima cosa che noi possiamo condividere è il nostro risparmio, perché il nostro risparmio può essere utilizzato da qualcun altro per fare investimenti. La condivisione del risparmio è molto importante. Se noi il risparmio lo teniamo a dormire sul conto corrente, non c'è molta condivisione. Questo risparmio non genera quella crescita, non genera quella possibilità di finanziare le attività che invece
generano altre, genererebbero altre scelte. Perché i conti correnti, lo sappiamo, sono senza interessi. Se c'è un pochino di inflazione, ogni euro che viene mantenuto sul conto corrente si traduce poi in una perdita di potere d'acquisto. In Italia, sempre il Sole 24 Ore, questo è un articolo dell'agosto del 2020, in Italia, diciamo così, si stima una perdita di 22 miliardi sui quattrini tenuti sui conti correnti, tenendo conto che il conto corrente ha un rendimento zero, ma che l'inflazione non è zero. L'inflazione, che è la perdita di potere d'acquisto della moneta, per quanto bassa anche fosse l'1,5 come è, o l'1, ci mangia potere d'acquisto. Per cui questa riflessione va fatta, no? Da questo punto di vista. Ora, io voglio anche cercare di ricostruire rapidamente insieme a voi come siamo arrivati alla situazione attuale, perché anche questo è abbastanza importante, cercare di identificare le differenze tra il prima e il dopo. Ho preso questa copertina dell'Economist. L'Economist ha un bellissimo sito internet che vi consiglio di guardare anche gratuitamente, poi chiaro anche uno si può abbonare, ma gratuitamente si vedono un sacco di cose, www.economist.com. È molto interessante, parla di economia alta, di economia in cui le scelte dell'individuo sono uno degli elementi chiave, e nell'ottobre del 2018, quindi attenzione, esattamente 2 anni fa, l'Economist si chiedeva quanto sarà cattiva la futura recessione, perché noi a ottobre del 2018 eravamo in pieno sviluppo economico. E la domanda è questa: quando c'è un forte sviluppo economico, alla fine esiste un momento nel quale l'economia tende a rallentare. Questa cosa è particolarmente umana, è normale che sia così. Si parla di ciclo economico, cioè l'economia ha una sua ciclicità. Dopo le fasi di espansione ci sono le fasi di recessione, che vuol dire che prima il nostro reddito, il famoso PIL di cui dicevamo prima, tende anno per anno a salire, arriva a un massimo e poi nel periodo successivo rallenta la sua crescita. Addirittura in recessione il prodotto interno lordo diventa inferiore di quello rispetto a quello dell'anno precedente. Cioè guadagniamo un po' di meno a livello globale, a livello collettivo, no? Questo è normale. Quindi è normale che quando c'è un periodo di sviluppo gli economisti si aspettano che arrivi prima o poi un periodo di rallentamento, quello che possiamo chiamare, che può diventare recessione. È una cosa umana, sta nello spirito animale che è dentro di noi. Nei periodi di espansione noi tendiamo a essere troppo ottimisti, con un eccesso di ottimismo, facciamo delle cose, investiamo, facciamo degli investimenti sperando in un ritorno in questi investimenti che poi non c'è. Quando vediamo che questo ritorno non c'è più, cioè siamo stati troppo ottimisti, torniamo indietro, smettiamo di investire, licenziamo, cerchiamo di recuperare quel poco che c'è da recuperare. Quindi licenziamo, prima riduciamo gli straordinari, poi licenziamo alcuni dipendenti, poi riduciamo la produzione, capite? Questo è il meccanismo economico. Finché la recessione arriva a un punto di minimo, e quando arriva a un punto di minimo ci accorgiamo di essere stati troppo pessimisti. Abbiamo chiuso troppe linee di produzione, arriva la telefonata che ci chiede 10 computer e non li abbiamo in magazzino, perché abbiamo esagerato, abbiamo azzerato tutto quello che è il nostro magazzino. E quindi si riavvia un processo di crescita economica. Questo è assolutamente normale. Per cui l'economia è fatta di cicli economici. Si cresce, ci si ferma, si rallenta, si scende, si arriva a un punto minimo e si risale. Questa è una cosa normale. Per cui diciamo che, mano a mano, io vi faccio vedere queste copertine dell'Economist con la data, per ricostruire un po' di economia normale. Questa è una bella economia in cui, una bella copertina in cui si parlava della globalization, un gioco di parole che si contrappone chiaramente alla globalization, per cui c'era un rallentamento nell'economia mondiale dovuto a una serie di fattori e quindi nel commercio mondiale. Mentre avveniva questo, nel maggio del 2019, si è registrata anche un'altra cosa interessante: il grande boom nell'occupazione.
Sì, perché l'occupazione, o almeno un certo tipo di occupazione, stava crescendo in modo molto significativo, soprattutto negli Stati Uniti. Un certo tipo di occupazione, tipicamente un'occupazione precaria, tipicamente un'occupazione, come dire, di non livello molto alto, oppure occupazione di livello molto alto, soprattutto tendenzialmente nei settori tecnologici, dove chi sa fare trova posto di lavoro. Chi sa fare, ma chi non sa fare trova lavori che hanno un contenuto molto meno significativo, no? Quindi c'era però questa situazione nella quale, paradossalmente, proprio nel momento in cui le macchine stavano prendendo il posto dell'uomo, diciamo così, no? Intelligenza artificiale e quant'altro, non stava diminuendo la domanda di lavoro, stava aumentando, ma stava aumentando con lavori un po' diversi dal passato. C'era comunque in atto una forte tendenza alla tecnologia, una forte tendenza alla distanza, una forte tendenza a trasformare i processi in processi elettronici, digitali, perché ovviamente questo riduce i costi, quindi una forte tendenza di questo tipo. Quindi un rallentamento nella globalizzazione, ma anche una forte tendenza all'utilizzo della tecnologia. Poi ad agosto del 2019 si è cominciato a percepire una certa, quindi stiamo avvicinandoci all'inizio del 2020, al periodo più critico, no? C'era una certa ansia, ma non si stava parlando di coronavirus, si stava parlando ancora una volta di una situazione di rallentamento economico. Infatti, a novembre del 2019, quindi proprio sul fine dell'anno, si parlava di un possibile rallentamento mondiale, quindi di una diminuzione fisiologica normale. Vedete che in questo articolo del Sole 24 Ore si dice Germania recessione evitata, perché c'era veramente la paura di che noi potessimo entrare in recessione. In alcuni paesi era più vicino, in altri paesi, ad esempio la Germania, si dice abbiamo evitato la recessione. La recessione vuol dire il PIL che diminuisce dal punto di vista dell'importo e questo non vuol dire che non ci sia un rallentamento, ma abbiamo evitato la recessione. Diceva il ministro delle finanze tedesco, non serve intervenire, cioè non bisogna fare nulla, l'economia sta sufficientemente bene. Siamo, come capite, proprio sul finire del 2019, sta per aprirsi il 2020. Cominciano le notizie sul virus in Cina e qui noi abbiamo un momento di transizione nel quale questo fenomeno comincia a diventare globale. Perché inizialmente siamo stati veramente molto sciocchi, ma attenzione, non noi individualmente. L'idea che di pensare che questa faccenda era una faccenda lontana, la Cina è lontana invece che vicina, no? La Cina è lontana. Sì, è un problema, ma è un problema loro. Non ci siamo resi conto. Questo è tipico della nostra mente, eh? Il noi e loro, le cose lontane, noi siamo diversi da loro. Pensate come in qualche modo si riteneva, qualcuno, io sentivo dire a qualcuno, dice, beh, per forza in Cina si sviluppa il coronavirus, perché sono sporchi. Ragazzi, sono frasi che ho sentito, eh? Le abbiamo dette, ora, magari non tutti, però. Come per dire, per forza, loro non sono come noi. Ecco, attenzione, questo noi e loro in certi momenti si sviluppa, come se noi fossimo diversi. E invece siamo esseri umani come tutti, possiamo avere magari un colore della pelle leggermente diverso o anche un po' di più, un po' più che leggermente, ma il fatto è che siamo uguali. Allora, il tema che cosa accade? Accade che questo tipo di situazione è diventata pandemica. E praticamente non ce ne siamo accorti. Questo è un tema che non ha a che fare con l'economia, naturalmente, ma con l'Organismo Mondiale della Sanità. Forse hanno sbagliato qualcosa loro. Insomma, qui non è un problema di chi è la colpa. Certo che a un certo punto, siamo nel febbraio del 2020, la copertina dell'Economist parla chiaro, è diventato globale, no? Dobbiamo fermarci un momento e guardare quest'altra copertina del 21 marzo del 2020. Eravamo già tutti a casa,
in lockdown, il mondo è chiuso, si è chiuso il mondo. Ecco che quindi a questo punto dobbiamo fare una riflessione economica, perché il tema non è più un tema evidentemente solo sanitario, ma diventa un problema economico. Il mondo è chiuso, le saracinesche sono chiuse. Vi faccio riflettere ora su questo argomento, perché è piuttosto importante per capire quello che è avvenuto e che sta avvenendo ancora oggi in termini puramente economici. Riflettiamo su questo. Vi racconto questa storiella. L'8 marzo non eravamo ancora in lockdown. Si parlava di zone rosse, ma erano localizzate. 8 marzo. Io, l'8 marzo, sono partito con la macchina e sono andato a Ortisei a sciare. L'8 marzo. Partendo da Siena. Sono partito da Siena, dalla Toscana, e sono andato verso, anzi per la verità sono partito da Bologna, quindi dall'Emilia Romagna, per la verità, sono partito da Bologna e sono andato verso Ortisei. Quella stessa mattina, mio figlio, che oggi ha 30 anni, ha compiuto 30 anni qualche giorno fa, è partito da Milano, con la macchina, e ci siamo trovati a Ortisei. Quel giorno a Ortisei non abbiamo fatto nulla di male, nel senso che era consentito farlo, perché era ancora aperto, gli impianti erano aperti, i rifugi erano aperti, no? Noi abbiamo fatto questo. Ci siamo trovati a Ortisei, abbiamo sciato e abbiamo fatto una giornata di sci piena dalle 8:30 alle 5:30, prendendo una tonnellata di impianti, mangiando al rifugio, ovviamente, cenando fuori, capite? Che cosa è successo poi? È successo che hanno chiuso prima le province, insomma, storie note, no? Ci hanno bloccato. Mio figlio è rimasto bloccato a Bologna, in quarantena, e non si è mosso. Poteva tornare a Milano, nella zona di residenza, ma ha detto col cavolo che torna a Milano, meglio stare a Bologna. Io da parte mia me ne sono andato a Grosseto e sono stato là e ho fatto tutte le mie lezioni all'università da Grosseto a distanza, no? Il mondo si è chiuso. Ora il tema che voglio dire è questo: dal punto di vista economico, la settimana dopo noi saremmo tornati a sciare. Chi poteva andava, se fosse stato aperto, ma è stato chiuso. Cioè l'interruzione della domanda non è stata un'interruzione naturale, non è una recessione naturale, è quella che a me piace chiamare la recessione per decreto. È per decreto che c'è stata la recessione. Il mondo è chiuso, ma non si è chiuso perché la gente non aveva voglia di spendere. Sì, è vero, a fine anno c'era un certo rallentamento economico, che vuol dire che le persone hanno meno voglia di spendere, di andare, ma vi assicuro che in montagna c'era tantissima gente, e vi assicuro che molti sono stati colti dal lockdown mentre erano in vacanza in montagna, che gli hanno chiuso gli impianti davanti. In Lombardia gli impianti sono rimasti aperti ancora per un po', in Trentino li hanno chiusi a metà settimana, dopo il fine settimana, dopo aver fatto l'ultimo guadagno del fine settimana. Poi tutto chiuso, ad aprile è tutto chiuso, no? Quindi capite, è molto diversa questo tipo di situazione economica da quella che stavamo descrivendo prima. Quella di prima è naturale, è la naturale oscillazione dell'economia. Quella di adesso, quella che è stata la chiusura, è stata la chiusura per decreto. Che cosa è stato fatto dopo questo momento? Vi prendo quest'altra copertina dell'Economist perché dice molto. Moneta libera, no? Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che le banche centrali, cioè sostanzialmente quelle banche che nel mondo stampano la moneta, non è quello che vi dico, non è correttissimo dal punto di vista lessicale, ma rende l'idea. Stampare moneta, stampare carta moneta, vuol dire sostanzialmente mettere a disposizione della gente tanti soldi, perché le persone possano spendere, possano vivere. In qualche caso, per la verità, stanno risparmiando. La moneta è libera. In realtà, che cosa vuol dire questa moneta libera? Vuol dire mettere in condizione i governi, quindi gli Stati Uniti, tutti i governi europei,
il Giappone, il Regno Unito, in tutto il mondo questo è avvenuto, in Cina, in India, mettere i governi nella possibilità di spendere senza limiti. Cioè il governo può spendere senza limiti. Cosa vuol dire spendere senza limiti? Beh, certamente per esempio cassa integrazione, per esempio evitare licenziamenti, perché tanto gli dipendenti li pago io, il governo. Per esempio dalle garanzie sui prestiti, poi sul punto ci ritorniamo un secondo. Quindi il tema è proprio questo, di fronte a questa situazione eccezionale di chiusura del mondo per decreto, si è cercato di costruire un ponte. Uso una metafora che ha utilizzato il presidente della Federal Reserve, quindi il potente Powell, che è la banca centrale più importante del mondo, più potente del mondo, che dice: io sono disposto a dare soldi quanti ne volete, senza limiti. Io sto costruendo un ponte che ci porti dalla situazione pre-Covid alla situazione che ci sarà post-Covid. Nel mezzo c'è il baratro ed è un baratro creato dalla chiusura per decreto dell'economia. Questo baratro va superato attraverso un ponte. Questo ponte è costituito dalla free money che io stampo, dalla moneta che io do a disposizione del governo, il quale governo però deve spenderli, perché se il governo non le spende, è chiaro che i miei soldi non servono a niente. I soldi non spesi non servono all'economia. I soldi che non vengono spesi all'economia non servono perché non generano occupazione, non generano crescita, non generano prodotto. Capite perché ho fatto quel riferimento ai soldi sul conto? Free money, ti do i soldi e li tieni sul conto, non serve a niente. Free money vuol dire che tu devi spendere. Ora, voi dite, i governi, infatti, perché i governi? Perché i governi spendono decidendo di farlo. Mentre l'essere umano spende se ha voglia di farlo. Quindi il tema è proprio questo, no? Quello della. Ho visto che alle ore 13 qualcuno dovrà disconnettersi. Noi magari poi continuiamo 5 minuti, insomma, un tempo per riempire l'ora. Mi spiace, abbiamo cominciato un po' più tardi. Comunque è chiaro che il tema è quello della libertà di spendere. Noi abbiamo libertà di spendere, ma non ci abbiamo voglia. Per cui i governi che cosa fanno? I governi possono decidere di spendere e spendono facendo crescita e occupazione. Quindi la crescita della moneta, vedete che qui c'è in questo grafico il total asset della Banca Centrale Americana, della Banca Centrale Europea e della Banca del Giappone. Il total asset è a grandi linee la creazione di strumenti monetari nuovi. Vedete come tutte le banche centrali stanno creando moneta. Questa è la banca centrale americana, dove vedete che c'è la linea blu che rappresenta la nuova moneta e la linea rossa che rappresenta il deficit federale, cioè come il Trump, diciamo, finché dura anche lui, come Trump sta spendendo i soldi. Quindi vedete proprio come da una parte si crea moneta e dall'altra parte si spende, no? La stessa Christine Lagarde, questa bella signora bella e bravissima signora che viene dal Fondo Monetario Internazionale e che è presidente della Fed, no? Ha sostituito il mitico Mario Draghi. Lagarde, vedete in questo articolo del Sole 24 Ore del 7 ottobre 2020, quindi piuttosto recente, Lagarde incalza i governi. Stimoli fiscali anche nel 2021. Cioè la Lagarde, che è quella che stampa moneta, insomma, se vogliamo ora essere estremamente sintetici, ti dice: io la stampo la moneta, ma governi, voi spendete. Perché se non spendete, la situazione rimane molto grave. Ora, questa è una situazione, ripeto, molto particolare, perché noi abbiamo avuto una recessione per decreto. Sapete che a giugno ci hanno liberato, no? E a giugno Gerusalemme è stata liberata. Ecco, abbiamo liberato l'economia. In effetti, da giugno in avanti, l'economia ha ripreso a muoversi, perché così come per decreto era stata bloccata,
In Italia per decreto è stata riaperta l'economia. In altri paesi sono stati bloccati di meno, in altri paesi un po' di più, perché qui ciascuno ha fatto una scelta, anche di tipo politico, sul tipo di intervento da fare per quello che riguarda il coronavirus. La protezione, poi alla fine tutti i governi si sono dovuti adattare all'idea che bisognava proteggere la salute delle persone, soprattutto perché il sistema sanitario non sarebbe stato in grado di curare tutti, e questo è brutto. Non puoi ammalarti, e già è brutto ammalarsi, se poi sai che non vieni nemmeno ricoverato e vieni lasciato per strada, evidentemente questo è totalmente privo di senso in un'economia come quelle che noi, in una società come quelle che stiamo, che viviamo, no? Quindi il tema era bloccare questo fenomeno. L'economia si è ripresa? La risposta è assolutamente sì. Guardate, vi faccio vedere, questo è il prodotto interno lordo americano, il prodotto interno lordo in trilioni di dollari, quindi vedete che il prodotto interno lordo normalmente sale. Era calato, come vedete, nel 2008-2009, c'era stata una recessione dovuta a una crisi finanziaria, Lehman Brothers, eccetera, eccetera. Non stiamo a riprendere questi discorsi, vedete come il PIL in trilioni di dollari cresce, quindi vuol dire che la gente guadagna di più, no? Il reddito cresce, fino ad arrivare a un punto di massimo proprio intorno alla fine del 2019, vedete che già cominciava leggermente a scendere, perché lo avevamo detto, no? Un pochettino c'era aria di crisi normale, poi è arrivata la mazzata, no? Il lockdown anche negli Stati Uniti. Vedete qui come il prodotto interno lordo da 19.3 trilioni di dollari è diventato 17.2, cioè la gente si è impoverita. Ma che cosa è previsto dopo? Nel momento in cui si riapre l'economia è prevista una crescita economica, perché è ovvio, abbiamo ripreso a fare determinate cose. Quindi c'è stato una specie di rimbalzo, poi la previsione è che questo rimbalzo prosegua nel tempo, no? Perché la crisi economica è stata aperta e poi in qualche modo è stata chiusa o agevolato il ritorno a un'economia normale. Vi faccio vedere questo business cycle clock per la Germania, quindi un paese a noi più vicino. Vedete come parte il 2020? Il 2020 parte con una situazione di rallentamento, downturn, c'è un rallentamento nell'economia. Poi vedete che si piomba in recessione, vedete aprile, questo è il dato di aprile si piomba in recessione, poi a maggio siamo ancora in recessione, per forza siamo in recessione, perché l'economia è chiusa per decreto. Poi arriviamo verso giugno, luglio, agosto e poi settembre, vedete che siamo ritornati al boom, cioè in una situazione di crescita. Questo perché è ovvio che se l'economia la fai lavorare, l'economia crescerà. Ora capite quanto è delicata la situazione che stiamo vivendo in questo momento, il dibattito economico che c'è in questo momento. Perché in questo momento il tema qual è? Che facciamo adesso? Lo schermo è condiviso e quindi... Dunque, alle volte, quando si fa la condivisione, dobbiamo andare nell'elenco delle persone e ci saranno due Ruggeri Bertelli, un Ruggero Bertelli che presenta e un Ruggero Bertelli che parla. Quindi se voi cliccate su Ruggero Bertelli che presenta, dovrebbe apparirvi la condivisione, a meno che ovviamente non ci siano problemi di... non ci siano problemi di, come dire, di rete, di collegamento internet. La condivisione io la sto facendo, spero che molti vedano questo grafico che sto proiettando. Comunque immagino poi che nella registrazione della lezione che si sta facendo queste cose si vedano. Quindi diciamo che c'è un percorso. Ecco, capite quanto è in questo momento difficile la scelta? No, si tratta di una scelta. La scelta è quella di chiudere, capite quante polemiche, lasciate perdere l'aspetto politico, lasciatelo perdere per un momento, so che sono questioni che hanno una rilevanza politica, ma io cerco
di darne il più possibile una rilevanza economica, no? La rilevanza economica, saluto anch'io, grazie, ringrazio anch'io della vostra attenzione e vi divertirete a rivedere questa cosa registrata, sarà uno spasso proprio, lo mettiamo su YouTube e su TikTok, naturalmente. Allora, capite, il tema è quanto è delicata la situazione attuale, quanto è difficile in questo momento prendere una decisione, perché chiudere vuol dire ritornare indietro dal punto di vista economico. E quando è chiaro quindi che esiste una sorta di equilibrio. Ricordatevi quello che vi ho detto all'inizio, no? Sul nostro modo di percepire il pericolo rispetto al vantaggio. Esiste la necessità di avere saggezza oggi, che non è quella emotiva dei numeri e della disperazione, perché bisogna stare molto attenti, la nostra mente poi li moltiplica per due. Quindi dobbiamo stare molto attenti a quello che noi stiamo valutando. Dobbiamo cercare di mantenere un corretto equilibrio tra la situazione economica e la situazione di protezione della nostra salute. È uno dei temi, lasciate perdere il tema politico. Vi faccio vedere, e spero che lo possiate vedere, questa mappa è il mondo visto dal punto di vista della crescita economica. Questo è un grafico che chi ha voglia può osservare, molto bello, e anche visto su internet è più bello perché è dinamico, lo potete vedere sul fondo sul sito, scusatemi, del Fondo Monetario Internazionale, è International Monetary Fund, quindi IMF.org. C'è una parte che si chiama MAP, e se voi cliccate su Map vedete questa rappresentazione molto bella, perché poi passando col mouse sopra il mondo si vedono i numeri, si possono fare degli zoom e piuttosto si possono vedere vari anni in cui questo mondo si è colorato in modo diverso. Ecco, che cosa vogliono dire i colori? I colori rappresentano la crescita o, come in questo caso purtroppo, la decrescita, cioè la recessione. Vedete che il mondo è principalmente rosso, salvo poche eccezioni. E rosso vuol dire che la crescita è meno del 3%. Quindi c'è una scusate, è negativa di oltre il 3%. Questo vuol dire, grazie a voi dell'attenzione, questo vuol dire che abbiamo una diminuzione del prodotto interno lordo nella gran maggioranza del pianeta. Vedete che siamo rossi, noi, ma molti altri insieme a noi. Una crescita inferiore a meno 3%. Ci sono poi zone in cui sono tra meno 3 e 0, quelle arancioni. Poi c'è qualche zona verde che è tra 0 e 3. Vedete che le zone verde scuro o verde ancora più scuro, il 6% non c'è da nessuna parte. E le zone un po' più verdi, tra il 3 e il 6, sono veramente molto, molto piccole. Questo è il 2020. Che cosa prevede il Fondo Monetario Internazionale per il 2021? Che cosa prevede per il 2021? Lo vediamo nella mappa del 2021. Guardiamola e la situazione è questa. Verde. Perché? Perché naturalmente se non abbiamo un nuovo lockdown generalizzato, l'economia da rossa diventa verde per definizione. Per definizione, non è un ciclo economico normale, è un ciclo economico particolare, determinato da una situazione molto specifica. Quindi vedete come in molti paesi si cresce oltre il 6% o tra il 3 e il 6%. Guardate l'India, la Cina, sono i paesi più forti in termini di crescita, ma guardate anche la Francia, la Spagna, il Portogallo. L'Italia è verde, insieme alla Germania, insieme a molti altri paesi del mondo. Come vedete, sono rarissimi i casi rossi o i casi arancioni, no? Quindi il mondo crescerà nel 2021. Questo naturalmente è una buona notizia. Questo non vuol dire che crescerà abbastanza per recuperare tutto quello che si è perso nell'anno precedente. Non è così. Anzi, il Fondo Monetario Internazionale è particolarmente preoccupato del fatto che ci vorrà del tempo per recuperare quello che abbiamo perso nel 2020. Il che vuol dire che gli stati, i governi,
le banche centrali dovranno continuare ad aiutare questa crescita, perché da sola non si verificherà da sola, perché purtroppo, come è evidente da quello che sta accadendo intorno a noi, abbiamo ancora a che fare col virus, non è che il virus se n'è andato. Quindi è chiaro che dobbiamo affrontare un tema di crescita economica scaturita, suscitata dagli interventi dei governi e delle banche centrali. Questo verde che vedete è prevalentemente, come dire, merito delle spese pubbliche, del fatto che si è cercato di evitare troppi licenziamenti o addirittura cercare di evitarli completamente laddove naturalmente il lavoro era protetto contro il licenziamento, perché non sempre è così, chiaro. E il tema della moneta. Quindi capite come il tema è quello della futura crescita economica. Volevo chiudere questa lezione tornando a qualcosa di un trend di lungo periodo, perché il trend di lungo periodo, il coronavirus, cambierà delle cose, ma soprattutto quello che è stato visto è che ha accelerato dei fenomeni che già erano in atto. Uno dei fenomeni che ha accelerato è la digitalizzazione di alcuni processi. Anche la didattica si è digitalizzata. Questo non vuol dire che noi siamo contenti di fare la didattica a distanza, ma alcune cose potrebbe essere anche comodo farle a distanza, altre no, altre devono essere fatte in presenza. C'è una selezione. Pensate quanto CO2 viene creato per andare a fare un'inutile riunione in un'azienda a Milano, partendo da tutti, un'azienda articolata su tutto il territorio nazionale, partono i dipendenti e vanno alla riunione a Milano, alla convention. Pensate quanto CO2 si crea. Certo, c'è chi prende il treno, ma c'è chi prende l'aereo, c'è chi prende la macchina, no? Certo, è economia questa, perché lo spostamento genera sviluppo, genera crescita, ma ha un costo. Ecco, il coronavirus ha accelerato un processo che era già in atto, quello dell'attenzione alla necessità effettiva della presenza. La presenza in certi casi è necessaria, in certi altri casi no. Ora, tutti noi abbiamo visto quanto sono tristi le partite di calcio senza pubblico. Ecco, il calcio ha bisogno del pubblico, perché è uno sport nel quale il tifo, nel quale la condivisione, la motivazione è fondamentale. Per cui tutti noi vogliamo ritornare allo stadio. Chi è appassionato di calcio, il sottoscritto non tanto, ma mi rendo conto che ci sia la giusta... Oppure i concerti. Mio figlio partiva con l'aereo, andava ad Amsterdam a farsi il concerto, non mi ricordo con che cavolo di... Ma insomma, so che con gli amici partivano e andavano ad Amsterdam per 2 giorni al concerto della musica, non mi ricordo, magari qualcuno mi aiuta a individuare chi sono i personaggi, insomma, che fanno questi concerti da migliaia e migliaia di persone. Non so se sia necessario o meno, certamente dal punto di vista economico è molto importante, forse dal punto di vista anche della condivisione. Allora, prima di rispondere a una domanda che mi è stata posta, vi ricordo il tema del cigno verde. Noi abbiamo bisogno di pensare a una economia, a una finanza che sia più attenta nei confronti della sostenibilità. Da questo punto di vista Siena è una delle università più attive in questo settore. Vi segnalo questo. È una delle società, è una delle università dove si è fatto di più in questa direzione per promuovere questo tipo di sensibilità. Vedete che c'è questo documento, potete scaricarlo su internet, che si chiama Il Cigno Verde. Perché si chiama Il Cigno Verde? Perché esiste un famoso libro un passo furioso, ma insomma lo dico simpaticamente perché è una persona straordinariamente intelligente, si chiama Nassim Taleb e il libro si chiama Il Cigno Nero. Se lo andate a cercare è molto bello, e parla di questi accadimenti che sono devastanti ma hanno una piccolissima probabilità di verificarsi, ma quando si verificano si è visto il cigno nero. No, la metafora è: siccome noi non l'abbiamo mai visto un cigno nero, il cigno nero non esiste. Non è vero, non lo abbiamo visto, sono due cose completamente diverse.
non averlo visto non vuol dire che non esiste, vuol dire che non l'abbiamo visto, no? Ecco, su questa metafora del cigno nero, che se avrete la pazienza di vedere questo, di leggere questo libro, peraltro interessantissimo e stimolante, quindi vi invito a prenderlo, Nassim Taleb, so che è un nome che suona strano, è un ex esperto di finanza che il suo vero successo l'ha ottenuto scrivendo libri. Ce n'è un altro molto bello che si chiama Giocati dal caso, che è un altro libro che leggerete e se lo leggete vi appassiona. Sulla metafora del cigno nero c'è il cigno verde, cioè l'effetto climatico. Questa volta non è nero, non è inatteso, sappiamo, questa volta noi sappiamo che esiste. È un cigno che esiste ed è l'impatto delle nostre scelte sul clima. Per cosa c'entra la finanza su questo? La finanza c'entra molto perché la finanza comincia a capire che i soldi devono essere investiti solo in quelle attività economiche che garantiscono una sostenibilità. E quindi c'è tutto un processo economico di identificazione dei rating, dei giudizi di sostenibilità di ciascuna attività economica, anche di quelle più sporche, se così vogliamo dire, si può fare per pulirle un po'. Certo, è chiaro che se devo prendere un camion per andare da qualche parte, al momento il camion elettrico non c'è, ma forse posso organizzare i trasporti in modo da risparmiare contaminazione dell'ambiente. È un tema molto ampio, che riguarda anche i diritti, riguarda anche l'istruzione, riguarda anche la condivisione, l'inclusione, sono i grandi obiettivi che si è dato l'ONU, i 17 grandi obiettivi, 18 che, grandi obiettivi che si è dato l'ONU di sostenibilità. Ma poi vi concludo con una slide su questo punto, ma il tema, capite, è questo, la finanza che diventa più verde, quindi emettere le obbligazioni che finanziano sostenibilità. Vi segnalo questo perché è un tema molto bello, molto positivo, di lungo termine, un trend importante che deve coinvolgere tutti noi perché naturalmente è il bello della finanza, cioè la finanza che finanzia attività che meritano di essere finanziate. C'è tutto uno studio, una cosa che va in questa direzione. Prima di chiudere, rispondo alla domanda che mi è stata posta per riprendere Keynes, famoso economista che ha dovuto affrontare la crisi degli anni 20 e quindi ha scritto proprio in risposta a determinate cose che erano accadute in quel periodo di depressione economica, come si fa ad investire se le aspettative sono così nefaste? È proprio questo il punto. Avete visto che ho usato il termine recessione, non il termine depressione. Occorre, per rispondere a questa domanda, occorre assolutamente evitare, e i governi e le banche centrali ce la stanno mettendo tutta, che quello che adesso stiamo vivendo, che è una profonda recessione, non diventi una depressione. Sono due concetti molto diversi uno dall'altro. La recessione è quella cosa che a un certo punto passa, no? Cioè si scende e si sale. La recessione può essere anche molto profonda, come è avvenuto in questo caso, ma poi si risale perché è una recessione. Se invece la recessione diventa una depressione, anche Keynes non può fare nulla. Capite? È questa la risposta. Dobbiamo fare in modo che non si spenga il motore, che il motore rimanga acceso. Poi magari gira poco, ma non deve spegnersi, perché se si spenge, farlo ripartire è veramente molto molto faticoso. Siamo in situazione di depressione economica e la depressione, non solo quella economica, si cura veramente male perché si autoalimenta. Quindi è chiaro il concetto, no? Dobbiamo fare in modo che il tema rimanga un tema di questo tipo. Bene, vi chiudo rapidamente questa lezione condividendo tra un secondo l'ultima slide che volevo farvi vedere, alla quale tengo in modo particolare, che è questa, adesso la condivido subito e chiudiamo con questa slide, se riesco ora a ripristinare,
Ah, scusate, mi sono incartato. Cercare di fare le cose. Ecco, presenta ora. Ci siamo, arriva subito. Eccola qua. Questa slide. Lo sviluppo sostenibile, una sfida da vincere. Questo è gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile e questo è il grande tema che ci accompagnerà nei prossimi anni. Vedete che ci sono temi che pensiamo siano alle nostre spalle, ma non è così: la parità di genere, istruzione di qualità, salute e benessere, sconfiggere la fame, sconfiggere la povertà, innovazione e infrastrutture, cioè la crescita, lavoro dignitoso e crescita, città e comunità sostenibili. Sono tutti temi che, se ci pensiamo e leggiamo alla luce di quello che è avvenuto a livello di Covid, sono solo accelerati, non sono affatto rallentati. Abbiamo una accelerazione per raggiungere questi obiettivi. Bene, sono le 13:22. Io vi ringrazio della vostra attenzione molto cortese. Siamo rimasti in 53, che per essere l'1 e mezzo direi che indubbiamente è un grande successo. Potevate evidentemente disconnettervi in qualunque momento. Grazie dell'attenzione. La lezione è registrata, per cui chi vorrà vedere, riprendere, potrà assolutamente farlo e magari approfondire. Grazie, grazie, vi ringrazio anche dei complimenti e vi sono grato per l'attenzione e a presto, in bocca al lupo. Mi raccomando, fate le scelte giuste anche per quello che riguarda l'università, pensateci un momento. A presto, arrivederci.